Bella a tutti, raga. Oggi vorrei parlarvi di un argomento che a molti sembra pa essere passato inosservato. Molti sembra che si siano dimenticati l'importanza di questo aspetto fondamentale, secondo me, per quanto riguarda i videogiochi per console, e ovvero le esclusive e la loro qualità tecnica globale. In particolare riferimento vorrei parlarvi di un'esclusiva per PlayStation 4, quindi Made in Sony. Anche se realizzato da una software della stessa parte, cioè From Software, e quindi vi vorrei parlare dell'esclusiva Sony Bloodborne. Dunque, di solito le esclusive, siano esse di Sony, Nintendo, Microsoft o quelle che sono in base alle software house che le producono. Le esclusive per console di solito sono caratterizzate da una realizzazione tecnica ineccepibile, vuoi perché sono realizzate per una sola macchina e basta, vuoi perché devono appunto caratterizzare la macchina e quindi spingere verso l'acquisto della stessa, e vuoi perché per forza di cose i programmatori che si dedicano alle esclusive scelte dalla società che produce l'hardware, o Sony o Microsoft o Nintendo, vengono scelti fra i migliori in assoluto, in grado di caratterizzare e sfruttare al massimo l'hardware della console stessa. Questo, secondo me, in Bloodborne non è avvenuto. Badate bene, io non sto parlando adesso, non voglio discutere dell'aspetto per quanto tutti gli aspetti per quanto riguarda gameplay, durata e trama del gioco. Il mio discorso si rivolge puramente al lato tecnico della esclusiva in quanto tale. Secondo me Bloodborne, come esclusiva, dal punto di vista tecnico, non è un granché, per semplici motivi, che vi elencherò adesso. La grafica in molti casi in Bloodborne, direi molto al di sotto delle aspettative. Soprattutto dopo aver visto cosa sono riusciti a fare i programmatori Sony con The Order dal punto di vista grafico. Non sto paragonando i due giochi, ma sto facendo un paragone tecnico. Ora voi mi chiederete: ma cosa c'entra The Order con Bloodborne? C'entra per un semplice motivo che, per quanto riguarda la realizzazione tecnica, The Order, essendo un'esclusiva, in effetti è da spaccamascella. Bloodborne non lo è. In molti casi succede, scusate, di vedere bug assurdi, succede di vedere cali di frame rate abbastanza vistosi, il gioco non va mai oltre i 25, credo, frame rate al secondo, il che non è bene. Molte parti, ad esempio con gli scontri con i boss, spesso e volentieri la telecamera va un po' a cazzo di cane. E questo va a inficiare anche il gameplay, secondo me. Molte persone dicono che in realtà questo non avviene, non sono presenti questi difetti, anzi per loro la realizzazione tecnica del gioco è spettacolare. Io per realizzazione tecnica in questo caso intendo proprio pura capacità del motore grafico di gestire le cose su schermo. E per quanto riguarda non design artistico, diciamo, per quanto riguarda Bloodborne, il motore grafico è decisamente deficitario. Alcune texture sono veramente brutte da vedere. I modelli poligonali dei vari personaggi primari e secondari sono abbastanza grezzi. Non certo da PlayStation 4, solo i boss sono realizzati, devo dire, in maniera molto bene, artisticamente molto bella e artisticamente molto ben fatti, direi, anche molto ispirati. Solo che purtroppo viene rovinata parzialmente la loro visione, della loro beltà, diciamo, poligonalmente parlando, dal sistema di inquadrature alquanto scarso e assurdo che propone From Software durante le boss fight. Ripeto, io non mi rivolgo assolutamente alla. Non rivolgo critiche al titolo assolutamente per quanto riguarda il gameplay e la durata, la trama, perché lo sto giocando e quindi non l'ho ancora finito come molti credo di voi, e quindi non rivolgo critiche tali a questo. Però, secondo me, il discorso tecnico in quanto esclusiva della realizzazione tecnica va fatto e non va dimenticato perché, come ripeto, Bloodborne secondo me come esclusiva dal punto di vista tecnico non vale un granché.
E essere fan di una serie non significa non vedere i difetti di questa serie stessa. Come dico sempre io, essere fan non vuol dire essere fanboy. Gradirei sapere e conoscere le vostre opinioni in merito nei commenti. Se volete, vi è piaciuto il titolo, mettete il video, scusate, mettete il mi piace, condividetelo, spammatelo anche nella tazza del cesso se volete. E arrivederci, grazie, buonasera, buon anno e buona Pasqua. Come sempre, nel salutarvi, vi invito a cliccare sui link dei miei social che trovate nella descrizione del video, in particolare la pagina di Facebook e il canale di Twitch. E mi raccomando, se non vi fate piacere il video, vi uscirà un gigantesco, enorme mostro titano dall'ano che fa anche rima e vi mangerà fino a domano. Ok, basta.